Ciao fanciulle, bentornate sul mio canale. Oggi ci trucchiamo insieme e vi darò un'ispirazione per un trucco per le vostre feste, la festa di laurea oppure una festa privata. Utilizzeremo un colore che sta andando tantissimo adesso, soprattutto nell'abbigliamento, ed è questo qui. Guardate che spettacolo. Iniziamo, vi farò vedere tutti i prodotti che ho utilizzato e che vado ad utilizzare, ma soprattutto sarà un trucco senza fondotinta. Ebbene sì, utilizzeremo come base due correttori, uno più chiaro e uno più scuro. Ma intanto, per chi non mi conoscesse ancora, e non so perché, io sono Laura Mistretta e sono makeup artist da 15 anni. Ovviamente iscrivetevi al canale perché, come dico io, è gratuito. Iniziamo subito. Allora, prendo un correttore, in questo caso chiaro, è quello che io utilizzo per correggere le occhiaie. Questo è della NYX, il Bare With Me. Ne prelevo un pochino. Lo metto direttamente sul pennello. Questo è il pennello per me multiuso. È un pennello a lingua di gatto, in questo caso è della Puro Bio. E vado, ne metto un pochino sul pennello e vado a iniziare a fare quasi tutto il viso con lui. Quindi parto dalle occhiaie, ma faremo proprio tutto il viso solo con due correttori, perché sì. Si può anche fare la base con i correttori. Basta metterli nel punto giusto del viso, utilizzare un correttore tipo questo che è idratante, quindi non troppo asciutto. Ecco qua, abbiamo già coperto le occhiaie. Io avevo un pochino di fard perché questa mattina sono uscita e ho messo giusto un po' di fard per non uscire completamente struccata. Adesso ne prelevo ancora un pochino e vado proprio a togliere i rossori. Tra l'altro, se vedete la mia pelle un pochino più arrossata, ma chi ha la pelle sensibile e reattiva come la mia sa che in questo periodo dell'anno, appena inizia il freddo, inizia ad arrossarsi. Tra l'altro, sto utilizzando, l'ho acquistata da poco, la Cica Pair di Dr. Jart, che è una crema alla centella asiatica specifica per i rossori. Vi farò un video recensione fra un po' di tempo che la testo per bene. Per ora ho preso sia il siero che la crema. Il siero è appunto un siero idratante, invece la crema è idratante ed è anche verde, perché il verde è un colore che va a spegnere i rossori. Per quanto riguarda il siero, è realmente molto idratante, quindi lascia la pelle morbida, non tira. È un siero liquido, sembra gel, ma è quasi un gel in olio e mi piace molto. Scusate se guardo di qua, ma io ho lo specchio, cerco di farvi vedere il più possibile. E invece la crema di Dr. Jart, sempre appunto alla centella asiatica, la Cica Pair, la sto mettendo da poco, vi aggiornerò, ma per ora sbianca solamente, ha un pigmento verde, divento tutta bianca, fantasmino, perché comunque il pigmento verde va ad annullare i rossori, però fa proprio bianca, fa proprio la pelle bianca anche dove non ci sono i rossori, quindi vedremo, però la sto utilizzando da troppo poco tempo, quindi vedremo magari fra 2 settimane se minimizza i rossori o va solo a coprirli cromaticamente. Nel frattempo io ho messo, facevo dei piccoli pump sul pennello e ho, come vedete, tolto tutti i rossori. Questo make-up è un po' intenso, ovviamente per una festa di sera, quindi è un pochino più intenso, ma molto d'effetto. E tra l'altro con questo colore che ho visto che va tantissimo, soprattutto nell'abbigliamento, c'è tanto di questo colore, è una specie di
azzurro carta da zucchero brillantinato. Proprio l'altro giorno truccavo una mia cliente e ho scelto questo colore perché l'abbiamo abbinato alla sua gonna appena comprata per una serata ed era bellissimo, sta bene sia alle brune che alle bionde, quindi è un bellissimo colore, molto molto bello. Faremo uno smokey halo. Quindi parte scura all'esterno dell'occhio, parte scura all'interno e al centro lo lascerò chiaro e metterò il colore che abbiamo scelto. Ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti se lo replicate. A me piace sempre sapere le vostre richieste. E se riuscite a replicarlo come mi è venuto. Voilà! Base col primo correttore fatta, che è quello chiaro. Adesso passiamo ad un secondo correttore. In questo caso io utilizzo la palette della MAC, questa qui è la tonalità più scura, ce ne sono quattro se non sbaglio. In questo caso quindi sono correttori in crema. Come vedete, utilizzati perché li utilizzo, ma andrebbe benissimo anche un altro correttore uguale a questo della NYX in una colorazione molto più scura del vostro incarnato, perché con questo scuro andiamo a fare proprio il chiaroscuro, quindi lo scuro, il contouring. Adesso io scelgo questo colore, lo prendo sempre con il pennello, adesso guardiamo che non sia. Sì, va bene, non sia. Si vede poco in effetti. Posso utilizzare anche quello ancora più scuro. Se sentite Priscilla, è lei che miagola perché l'ho chiusa fuori dalla porta. Paperina. E figuriamoci se non vuole entrare. Quando la porta è chiusa, vuole entrare. Quando la porta è aperta, non gli interessa, si mette lì a dormire. È così. Ecco, come vedete, con lo scuro sto andando a fare un po' di contouring. Nel mio caso, vado proprio a prelevare pochissimo prodotto. Nel mio caso, lo faccio un pochino verso l'alto, lo metto anche sopra la fronte. Perché io ho una fronte alta e larga, quindi la vado sia a stringere otticamente, quindi la metto un po' qua, ma poi lo andrò a mettere anche qua per abbassarla un po'. E le ha tutte questa fronte. Però dicevano che la fronte alta è segno di intelligenza. Quindi ad ogni difetto si trova sempre un aspetto positivo, e crediamoci. Quindi va bene anche la fronte alta. Il naso è un po' importante, serve per sentire meglio gli odori, lo sapevate? Ve lo dico io. E serve per questo. Quindi lo mettiamo anche qui, nel mio caso appunto, però comunque con un colore più scuro fate proprio un leggero contouring, perché con l'altro correttore abbiamo appiattito un pochino i volumi. Io cerco il più possibile di guardarvi, però mi è difficile truccarmi e guardare per farvi vedere meglio e guardare anche la telecamera in questo modo. Poi andiamo a ritoccare dopo, se per caso. Voilà. Sempre nel mio caso, proprio perché abbiamo un naso un pochino importante, ma non tantissimo. Vado a fare un po' di contouring al naso e ho fatto un video sul contouring del naso, quindi se l'avete perso andatelo a guardare. Si intitola Contouring al naso. È proprio specifico per assottigliare e accorciare il naso. Io nel mio caso ne ho un po' bisogno, quindi lo faccio
Se non avete un naso da accorciare o da stringere, potete anche passare questo passaggio, ecco, potete anche tralasciare. Voilà. Adesso prendo solo un altro pennello per sfumarlo meglio. Questo è un pennello di Sephora. Purtroppo non lo fanno più, peccato perché è veramente valido per applicare, almeno non l'ho più trovato. Non so se lo fanno ancora, comunque da parecchio tempo non l'ho più trovato, da anni direi, ed era comodissimo, cioè è comodissimo. Però comunque un qualsiasi pennello o spugnetta un pochino più largo, ecco qua. E adesso io direi di passare al trucco degli occhi. Ovviamente ho dimenticato la cipria sulla mia postazione e lo andrò a passare dopo, se no. Dopo vi faccio vedere il passaggio appunto della cipria. Prima cosa, come vi dicevo, utilizzeremo questa è una palette della IT Cosmetics. L'ho presa in Germania perché al DM in Germania c'è uno stand bellissimo della IT Cosmetics e praticamente l'avevo svuotato, avevo comprato di tutto. Perché le polveri mi piacciono molto di questa marca e andremo ad utilizzare, come vi dicevo, questo colore bello brillantinato. Però prima facciamo la bordatura nell'occhio e facciamo l'halo smoky. E anche di questo ho fatto un video sull'halo smoky. Quindi per tutte le persone che non sanno cos'è l'halo smoky o sanno cos'è ma non sanno replicarlo, andate a vedere il mio video. Allora, con un pennellino piccolo, questo è di Kiko, e la matita, adesso vi faccio vedere tutto perché giustamente altrimenti poi me lo scrivete sotto nei commenti, la matita di Kiko, questi matitoni long lasting, in questo caso è nella colorazione nera, parto dalla rima inferiore, quindi vado proprio all'interno della riga inferiore, ma faccio prima a metterlo direttamente dall'applicatore. Mi raccomando, quando utilizzate queste matite e le mettete all'interno dell'occhio, ripulitele un pochino su un pezzetto di carta, perché potrebbe formarsi poi una patina sulla matita. Poi prendo un pochino di matita, la prelevo col pennellino, semplicemente perché questa è una matita larga. Va benissimo una matita a lunga tenuta perché è una festa, quindi dobbiamo assolutamente brillare per tutta la festa e quindi ci va una matita a lunghissima tenuta. In questo caso io la prelevo con un pennellino perché l'applicatore è grande, ma altrimenti una matita temperabile la utilizzate direttamente dall'applicatore. Vado a fare una linea al di sotto, quindi facciamo proprio un make-up bello intenso e poi mi allungo la mia codina verso l'esterno, così ne prelevo ancora un pochino. Ho allungato il mio occhio, guardate che bello, così, e poi vado un po' a colorare la parte finale. A colorare anche la parte iniziale e poi la sfumo. Quindi vado proprio così a colorare, come vedete, in questo modo. È sempre molto bello, secondo me, l'halo smoky per una festa, per una serata. E patatina di Priscilla che miagola.
Perché è molto d'effetto, soprattutto quando abbassate poi lo sguardo. Come vedete, vado a scurire la parte iniziale e finale. Anche qui salgo un po'. Poi prendo un pennellino da sfumatura. Nel frattempo, ricordatevi di chiudere queste matite, fargli prendere meno aria possibile perché vi durano di più. Nel frattempo, prendo un pennellino da sfumatura. Vediamo se lo trovo, sì, uno così, piccolo così. Oh, sì, va bene questo, ho anche questo qui, adesso vediamo se uno non è troppo grande. Un pennello come questo qui, da sfumatura. Ma sicuramente saprete che questo è un pennello da sfumatura perché avete visto il mio video su come sfumare gli ombretti e quindi quali pennelli occorrono. E sfumo le due parti scure che ho fatto. Voilà, e lascio una parte al centro vuota, cioè più che vuota, no, cerco di non andarci con il colore. Poi prendo ancora un pochino della matita di Kiko. Adesso vado proprio direttamente a metterla, facciamo bello intenso, come se non ci fosse un domani, nero, nero, nero. E poi vado sempre col mio pennello da sfumatura e sfumiamo. Senza andare al centro, un pochino di colore ci andrà, ma noi non lo andiamo ad applicare direttamente. Ok. Facciamo la stessa cosa nella parte finale, andiamo ad intensificare in questo modo. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi in questo periodo avete delle feste, che tipo di feste avete? La festa di laurea? Tantissime persone si stanno laureando in questo periodo, io sto truccando tantissime ragazze per la loro festa di laurea o magari una festa privata. Ecco, così. So che può sembrare bruttino, ma adesso lo aggiustiamo. Poi prendiamo il nostro colore dalla palette di It Cosmetics, lui, con un pennellino piatto, perché con questo si applica l'ombretto. È bellissimo questo colore. Sbatto un pochino l'eccesso e creiamo la magia. Guardate che bello. È bellissimo. Guardate che bello, stupendo. Stupendo, veramente è un colore magico, direi. Per la sera è fantastico. E lo vado a picchiettare al centro. Bello bello. Poi andremo a rimettere ancora un po' di matita ai bordi. Un pochino lo prendo con la punta e lo vado a mettere anche al centro, solo sotto, dove ho lasciato un po' di spazio, in questo modo. Delicatamente. È bellissimo questo colore, è fantastico. Ne prendo ancora perché tanto è sera. Con le luci della sera possiamo abbondare un pochino. Poi, sempre col pennellino piccolo e la nostra matita nera, vado prima ad intensificare la rima interna superiore in questo modo. So che a qualcuno può dar fastidio se non riuscite a fare questo passaggio. Il mio consiglio è, adesso io riesco a farlo anche guardandomi allo specchio, il mio consiglio è alzate la palpebra, guardate verso il basso in questo modo e prima lo posizionate così e poi guardate verso il basso e delicatamente fate questo passaggio. Ok, adesso mi si è attaccata un po' la lente di ingrandimento, la lente, ma va bene.
poi prendiamo un altro po' di matita e andiamo ad intensificare sempre la rimacigliare. Oggi la parola intensificare non mi viene. In questo modo, io alzo un po' la palpebra perché dopo gli anta bisogna alzare la palpebra perché cala la palpebra. Però per chi non ha superato gli anta può anche non alzare la palpebra, tanto è tutta bella distesa. Ok, e adesso vado a rimettere di nuovo lo scuro dove si è un po' perso, quindi parte finale e poi la vado a sfumare, così parte finale. È ovviamente un trucco un pochino più laborioso, dove ci va un pochino più di tempo e anche qua, vedete, in questo modo, così che esce fuori il nostro colore. Voilà. Riprendiamo il pennellino da sfumatura e ci andiamo, ma ne prendo uno un pochino più piccolo, così riesco a essere un pochino più precisa. Questo è un pennello di Clarin, è una serie di tanti anni fa, finisce così a punta. Non so se c'è ancora, però comunque è un pennello da sfumatura un po' più piccolo rispetto a quello della MAC che ho utilizzato prima. E vado proprio solo sul nero, in questo modo. Che bello questo colore. Poi, dopo ricontrolliamo se la nostra sfumatura ci piace o abbiamo bisogno di altro. Prendiamo adesso il mascara, anche se in questo look ci sarebbero bene le ciglia finte, ma io non le ho portate qua sul tavolo. Comunque consiglio vivamente le ciglia finte. Io andrò di mascara, prendiamo il mascara quello un pochino più strong ed è questo di MAC. È un mascara con le fibre e si chiama Make Up for Everything. È lui. A me piace tantissimo questo mascara perché è tanto nero, intenso. Faccio così così non copro la telecamera. Intenso, allunga, volumizza, va un po' lavorato perché essendo così un po' pastosetto, va lavorato, però è veramente un bel mascara. Ma vi consiglio le ciglia finte. Se riesco, dopo le metto off camera e voilà. Adesso faccio un pochino di fatica perché io avevo già un po' di mascara, però l'importante è che con un po' di pazienza si riammorbidisce. Avevo messo il mascara stamattina di Astra. Però guardate che bello questo colore. Poi guardate come fa uscire molto di più, nel mio caso, l'iride un pochino più verde. È verde oliva, però sempre verde. Tante sfumature di verde. Ci sono tante sfumature di grigio, ma ci sono anche tante sfumature di verde. Voilà, così. In questo modo. Sì, qua ci vanno proprio le ciglia finte in questo look. E poi mettiamo un fard, che ovviamente non ho preso, ma non importa. Non importa, utilizziamo un ombretto di questi opachi al posto del fard. Quindi, a me piace abbinare cromaticamente i colori, nel senso, questo è un colore freddo, quindi mi piace il fard freddo e il rossetto freddo. Non mi piace l'accostamento fard caldo con occhio con il colore freddo, però ovviamente lì è soggettivo. Secondo me a livello armonico è più bello. Quindi scelgo un ombretto, in questo caso
Io direi questo qua, se non scrive troppo. Vediamo, facciamo la prova test su strada proprio. Vediamo quanto scrive questo ombretto al posto del fard. Vedete che col make up non c'è bisogno di avere chissà quanti prodotti. In questo caso sto usando un fard, un ombretto, quindi ovviamente magari non deve essere glitterato, però sì, questo direi che ci sta. Sì, assolutamente. Voilà, così. È bellissimo, mi piace questo colore, veramente mi cattura, bellissimo. E poi, ovviamente, matita per le sopracciglia, perché quando trucchiamo l'occhio, facciamo un occhio un po' importante, la matita sopracciglia è d'obbligo, in questo caso è di Bobbi Brown, mi trovo benissimo, questa matita la utilizzo quasi tutti i giorni, è un matitone con una mina spessa. Non è per fare le sopracciglia sottili e per riempirle, ma a me piace tantissimo. Ma proprio tanto. Vado proprio. Io disegno anche un po' la parte sotto, anche se lei è nata per riempimento in questo modo. E poi io adesso vi farò vedere due opzioni per le labbra con un gloss trasparente e con un rossetto bello intenso. Qui scegliete voi per quelle più audaci con un bel rossetto, o altrimenti se vi sentite più a vostro agio con l'occhio truccato e mettere appunto solo un gloss trasparente, vi do le due alternative. Voilà, e cambia, ecco le sopracciglia. Questa è la versione col gloss e poi vi faccio vedere il gloss e la cipria, che mi ero dimenticata di prenderla. Questo è il gloss della Lancôme, un semplicissimo gloss. In questo caso è anche un po' rimpolpante, fresco, dovrebbe dare un pochino più di turgore, ma un gloss. Mettiamo un po' di cipria, questa è la cipria di Givenchy, perché prima non me l'ero portata nella postazione, quindi un pochino per andare a fissare ovviamente tutte le creme, perché i correttori che abbiamo messo sono in crema. Quindi andiamo a fissare il tutto, io lo metto soprattutto nella zona T, dove tendo a lucidare un po' di più. Voilà, e tra poco vi farò vedere la versione invece con un rossetto più audace. A tra poco. Ed ecco la versione con un bel rossetto strong. Scrivetemi sotto nei commenti la versione che preferite voi. Io vi faccio vedere quello che ho applicato ed è la matita di MAC Heroin abbinata al rossetto Amorosa, che io amo. Ciao fanciulle, ci vediamo al prossimo video.